Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con l'episodio numero 16, forse, con la carriera giocatore con Federico Bernardeschi su FIFA 21. Oggi ragazzi, il Real Madrid saprà se parteciperà alla fase finale della UEFA Champions League. Perché ragazzi, nell'ultimo video abbiamo simulato con Lille vincendo 3-1. Abbiamo simulato perché abbiamo giocato contro l'Atletico vincendo 2-0. Sì, però prima abbiamo giocato contro il Lille perdendo 3-1. Poi gli abbiamo ridato il 3-1. E ora giocheremo contro Barcellona, purtroppo saltando questa Lokomotiv, Juventus, decidendo quindi se saremo agli ottavi, e poi Atletico Madrid, ragazzi. Queste saranno le tre partite della giornata. Quindi andiamo a simulare contro il Mallorca, dove siamo titolari. Loro sono settimi, quindi... Oh, per sbaglio, ragazzi, ho premuto gioca partita. Dovevo simulare dal calendario. Ragazzi, vabbè, ovviamente facciamo così. Scendiamo in campo e poi simuliamo da lì. Chiediamo la sostituzione al primo minuto. No, dai, simuliamo qui. Simuliamo da qui. Facciamo... Vai al risultato, vediamo che facciamo. 2-1, Aubameyang, doppietta. Ragazzi... Se, ragazzi, mamma mia che sofferenza. Abbiamo vinto tutte le partite che abbiamo simulato, sia con la nazionale. No, abbiamo pareggiato una, vabbè. Con la nazionale abbiamo vinto, pareggiato e vinto con il Real. E ora siamo qui per la grande sfida, il classico. Noi ricordiamo che siamo ex Barcellona. Recuperatevi la serie, perché è stato fighissimo quando dal Barcellona siamo andati al Real Madrid e ragazzi li abbiamo traditi. E ora vogliamo segnare nel loro stadio, sperando di essere fuori casa. Siamo a meno 6 da loro e vogliamo recuperare di qualche punto. Siamo in casa, vabbè, non cambia niente. L'importante è batterli e esultarli in faccia. No! Ma come? Ma tutti gli schemi saltano. Che cosa è? No. Ma perché? Ma perché siete delle merde? E quindi ragazzi, giocheremo con Juventus, Atletico Madrid e Barcellona. Sempre Barcellona. Sempre che non appaia poi qui un'altra sfida di Supercoppa. Però c'è comunque un'altra sfida col Barcellona, anche se saltiamo questa. Speriamo però di vincere. Se non vinciamo alla fine, ragazzi, vi prego. Dai, ti prego. Alla Madrid. No, 2-2, no. E così anche la Real, Real Sociedad avanza su di noi. Restiamo a meno 6 e la Real Sociedad ci scavalca. E adesso abbiamo la partita contro la Real Sociedad. Ma noi non possiamo giocare perché dobbiamo giocare con la Juventus. Ragazzi, vedete com'è crudele questo gioco. E siamo fuori casa, quindi perdiamo. Ragazzi, ci tocca simulare, perdere questa partita, perché secondo me la perdiamo. Ma ragazzi, volete mettere giocare contro i secondi e noi siamo terzi? O giocare contro la Juventus in Champions League, che se perdiamo siamo fuori dalla Champions? Ovviamente è molto meglio giocare con la Juve. Quindi facciamo questo sacrificio e vediamo cosa fa. Se il Madrid è ancora vivo e vince ancora! E resta in carreggiata per la vittoria. Se ragazzi, dobbiamo fare almeno un pareggio. Almeno un pareggio e saremo avanti rispetto al Lille. E quindi saremo agli ottavi. Ragazzi, basta solo un pari. Basta solo un pari contro questa Juventus. Basta solo un pari contro questa Juventus. Sperando di essere poi titolari. Oh, siamo titolari. Basta un pari. Calma e sangue freddo, perché questa partita è decisiva. Andiamo in campo. World Stadium, perché la Juventus è in questo stadio di merda. World Stadium. Skippiamo tutto. Alla Madrid hanno battuto. Wijnaldum, ti spacco le gambe. La recuperiamo noi. Rodrigo per Bernardeschi. Tocco corto per Aubameyang. Sono andato, è buona. Calcia col destro, no! Si mangia un gol Bernardeschi. E ci sono i fischi dell'Allianz Stadium dei tifosi della Juve. Ramos, buona la palla per Bernardeschi, che allarga dove c'è Vinicius Junior. Sta arrivando Bernardeschi, crossa sul secondo di testa, ancora Szczęsny, tira gol.
Aubameyang! Ma c'è stata la parata di Szczęsny sul nostro colpo di testa a colpo sicuro. Ci impedisce la gioia del gol, ci nega la gioia. Mamma mia, che miracolo ha fatto! E poi c'è il gol di Aubameyang. Forza Real, dai che si va agli ottavi. Però preferivo un mio gol, sinceramente. Bernardeschi si fa il difensore, non in quel senso. Attenzione, è buono, è buono, è buono così. Passa qui. Mamma mia, Szczęsny, oh, farà di tutto per non far segnare Bernardeschi. Perché è suo ex compagno di squadra. Di testa Ronaldo. Va in alto, ma allontana. Ci siamo ancora noi. Teniamoli sugli altri campi, andiamo in studio. stretti, schiacciamoli nella loro area. Rosso! Dagli rosso! Buttala fuori, sotto la doccia. Come i soldati tedeschi nel 1940. No, niente. Viene solo, ammonito. Io la do qua, io la do qua. Perché io sono intelligente a differenza di altri. Il tiro! Niente, non tira, non tira. Idiota, veramente. Come pochi. Manna, 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 mannaggia. Vinicius Junior, pallone per Bernardeschi. È buono, per Aubameyang. Tocco dietro, Bernardeschi. Bernardeschi! Stai zitto, Szczęsny. Dov'è Ronaldo? Dov'è Ronaldo? Dov'è Ronaldo? Dov'è Ronaldo? Spavaldo! Esulta così. Spavalderia sulla Juve. E alla doppietta gli faccio il sium. Guardalo qui. Che provocatore nato. Calcia contro la sua ex squadra. Muti, muti tutti. Muti tutti. Non faccio così perché sennò mi copro un po' la voce. Occhio no! La perde il difensore nostro, è Ronaldo. Ci punisce. E la va anche a riprendere, ragazzi. Vuole metterci ansia. Sì, grande difensore, grande. Vai, l'ho lanciato, è tutto tuo. Vai, sfonda la rete. Mamma mia. Un deficiente nato. Nessuno come lui. Nessuno come lui, veramente. Mamma mia, che handicappate questi compagni. Finita. Siamo agli ottavi di finale di Champions League. Come? Li abbiamo pure scavalcati o no? Non lo so se siamo primi o secondi, ma penso secondi. L'importante è che quegli idioti del Lille ci stanno dietro e noi siamo passati. Il Lille invece cosa ha fatto? Vabbè, sicuramente perderà così da farci dire avete fatto fatica per niente. Vedrete. Siamo a meno 4 dal Barcellona, quindi tra poco ci sarà anche lo scontro diretto, che quello lì sarà importantissimo. Pallone d'oro Sterling, ma l'ha vinto già l'anno scorso. Sterling, doppio pallone d'oro per Sterling, ragazzi. Ma secondo voi riesco a vincerlo con Bernardeschi? Sarà difficile perché comunque sono un CDC e non faccio tanti gol. Magari se vinciamo la Champions, sì, perché siamo i migliori della squadra, obiettivamente. Non siamo in campo col Valladolid. Skippiamo, forza Madrid, alla Madrid. Questo è facile. Sì, 2-1. Vini Junior, i vini piccoli. E poi altri risultati non ci danno mai i risultati del Barcellona e della Real Sociedad, che sono quelle lì più vicine a noi. Non siamo in campo contro il Celta Vigo. Skippiamo. Forza Madrid. Alla Madrid, alla Madrid, alla Madrid. 4-0! Non vincevamo mai però contro di loro, ma stavolta 4-0 secco. Sono la nostra bestia nera il Celta Vigo, ma non del Real Madrid, della carriera di Bernardeschi. Perché abbiamo debuttato nel Barcellona contro di loro e abbiamo perso. Con il Real Madrid siamo arrivati contro di loro, abbiamo perso, sempre così. Vediamo il Barcellona. Ah, il Barcellona fa più due partite adesso per metterci più ansia. Non siamo neanche questa volta in campo, così non ci mette di più, non ci mette più. Speriamo che ci metta contro l'Atletico e contro il Barcellona. Stimola partita, vediamo che cosa facciamo. 3-0, Vini Junior, Sergei Aubameyang. Ragazzi, ricordiamo che contro l'Atletico Madrid sarà una sfida difficile. A parte che loro in panchina, no, hanno messo fuori rosa, secondo me, perché dai, non gioca mai. Hanno messo fuori rosa. Hanno quello specie di tappo, no, 1,60, che sente la pioggia per ultimo quando piove. Che l'ultima volta l'abbiamo umiliato nell'ultimo video, vincendo 2-0, gli abbiamo insultato in faccia. E quindi, ragazzi, gli abbiamo proprio insultato spudoratamente in faccia.
E lo faremo di nuovo, lo faremo a Marrakesh, che non è il cantante. Mamma mia, ma voi siete proprio dei pagliacci. Pagliacci, basta, mi manca l'energia in corpo. Romelu Lukaku, Romelu Lukaku. Grande, orgoglioso di giocare con lui. Grande Romelu, grande Romelu, grande Romelu, però. Merda, perché io non gioco e lui sì? Vabbè. Ragazzi, c'è Romelu Lukaku e Real Madrid, bellissimo, vince la Champions con noi. La Champions con noi, non riesco a parlare. No. Atletico Madrid, Real Madrid, noi non siamo in campo. Allora, vedete che non gioca quella punta lì, 1,60, troppo basso, troppo scarso, basso sia di altezza che di ratings, perché gioca a cammello, è più forte il cammellone, è cammellone. Che visione che ha il Simeone, il ciolo, ha una visione differente, che mette il cammellone, punta, punta ci mette il cammellone, non quell'anetto, non ci mette quell'anetto, lui ci mette il camel, hai capito camel, camel, hai capito, ci mette il cammellone, punta, il cammellone ha l'artiglio che graffia, è un giocatore differente, è un giocatore differente, ha l'artiglio che graffia, quindi camel, camel. Lui è un fenomeno, lui è un fenomeno. Altro che quell'altro là. Dopo arriva Cassano e dice: Camelone è fortissimo. Quell'altro, un'altra roba. Un'altra roba, ragazzi. Un'altra roba, un'altra roba. Ragazzi, il nanetto in panchina gioca il camelone. E quindi è il camelone, il camel. E Foden e Fabian Ruiz contro quei pipponi lì che ci sostituiscono. Andiamo in campo. Cioè, ovviamente, magari, magari. Così imparate veramente. Così imparate veramente. Così imparo intanto il bambino è in panchina. È ancora in panchina. Ragazzi, mamma mia, quanto lo odio questo gioco. Cioè, vi rendete conto che cosa sarebbe potuto succedere? Allora, qua c'era la partita con il Barcellona e qua c'era la coppa, no, col Valencia. E quindi io sono andato al 21. Ma se andavo al 22 per giocare la partita col Barcellona, che quindi andavo sopra la partita, premevo andavo nella partita, se io fossi andato sul 22 non avrei giocato la partita perché l'avrei simulata per sbaglio. Mamma mia, che gioco ridicolo. Perché? Perché abbiamo vinto in coppa e quindi mi ha cambiato il calendario, no? Pah, ma gioco ridicolo, ragazzi. Vediamo se siamo in campo. Se è il nostro primo classico, dobbiamo fare bella figura. Abbiamo simulando pareggiato con l'Eibar, ma siamo a meno 6, quindi possiamo andare a meno 3. Loro hanno Harry Kane. Harry Kane, ragazzi, è il nostro ex compagno di squadra, ragazzi. È un nostro ex compagno di squadra e noi lo meneremo. Hanno Toni Kroos, difensore centrale. Grande intenditore, con sulle CDC. Grande intenditore del football, del calcio con la F. Grande intenditore del calcio con la F, il football. Intende benissimo. Mette l'attaccante portiere. Il portiere lo mette esterno destro perché lui è un esterno differente. Ha tutti e due i piedi buoni, ha un bel lancio, è veloce, è allenato. È un grande cammellone, è un grande. Devi capire che quello lì è un allenatore differente. È un allenatore che ha uno stile di gioco tutto suo. Uno stile di gioco tutto suo che permette al calcio di avere una visione diversa. E quindi, ragazzi, Toni Kroos va in porta. Forza, ragazzi. Eccoci qui al Camp Nou. Ragazzi, Siamo a che Barcellona, bella emozione. città. La nostra ex squadra, ma noi siamo freddi. Noi li distruggiamo. Andiamo come dei carro armati, li cadiamo sopra. E questa è la prima giornata del ritorno. E sfidiamo proprio loro. È il classico. Harry Kane contro Bernardeschi. Harry Kane giocava con noi al Tottenham. E ora è un giocatore differente. E gioca per il Barcellona.
Il tiro del Berna contro Cross, rigore! Come godo, signori, come godo! Dopo 7 minuti, fammelo tirare a me, ti prego. Dimmi che Ramos non c'è. E invece non tira neanche Ramos. Ma chi è? Io c'ho 83 di rigore, 84, e tira sto pippone. Vai, Fra, segna. Se Muti, Blaugrana, Muti, alla Madrid, traditore, il traditore ha colpito ancora. No, non ho segnato io, però ho tirato e ho guadagnato il rigore. Il traditore ha colpito ancora. Arriva lui, Sicuramente tra i favoriti grande per il titolo camelone. per lui. Si gira, troppo divertente. Vai, frate, ma niente. Van de Beek. Ajax 2-1 alla Juve a casa. Calcio! È in buca d'angolo! È un gol pazzesco, Kamel! È un gol pazzesco! Madre de Dios! 2-0! Contro l'ex squadra! Sì, mi stavo mettendo un dito nel naso! Muti! L'ex! Il gol dell'ex! Madre de Dios! È un giocatore differente! Ad artiglio che graffia! La garra c'arrua! Scusate ragazzi, oggi sto in mood Lele Adani. Non so perché mi è venuto da fare l'imitazione di Adani prima e adesso faccio quasi fatica a parlare normale e mi viene di spontaneo di parlare, mannaggia, come Lele Adani. E quindi ragazzi, ogni tanto parlerò come Adani in questo video, tanto che ragazzi, Lele Adani è un grande intenditore, un grande camelone. Non so neanche se lo imito bene, ditemelo nei commenti, però vabbè, mi è venuto da provare a imitarlo in questo video e quindi ci sta. Buono, buono. Oh, tira a giro. Mamma mia, che gatto che è Ter Stegen. Grandissimo, attenzione. Chiudi, difendi la porta. Bravi, 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 bravi. Mamma mia, come se n'era andato. Avete visto, Werner, come se n'è andato. Però, quell'infame fischia di nuovo. Werner, Werner. Werner è scuola River. Werner è scuola River. Ha imparato tutto dal Loco Bielsa in nazionale argentina, nella selezione. Ha imparato un calcio differente con lui, con il Loco Bielsa, una fusione con il Papa Francesco, con Messi, con il Loco Bielsa, con Cruyff. È un po' tutte queste fusioni che permettono al football di essere una cosa amata da tutti, uno sport differente, uno sport con l'artiglio che graffia. E adesso attenzione che Bernardeschi la recupera, Bernardeschi è un artiglio differente che graffia. Niente. E poi ragazzi, vi spiego un po' come è nata questa teoria del football, del calcio con la F, secondo Loco Bielsa e Pep Guardiola, che hanno fatto una fusione con l'idea di calcio di Cruyff e con le giocate pazzesche di Maradona, che era un giocatore veramente differente, aveva un artiglio che graffia, una garra charrúa, era proprio El Dios. Ed è nata questa fusione tramite l'idea di football che aveva Loco Bielsa e quella che aveva Cruyff, che poi ha tramandato tramite generazione per Pep Guardiola, e che poi Messi ha messo in campo quel tocco che aveva Maradona in campo. Qui intanto Ter Stegen fa una parata pazzesca, Beppe. Alla Alexander! Cioè, ragazzi, su dei giorni con Alexander andavi sul primo palo, sul FIFA 19 in generale, ma io lo facevo soprattutto con Alexander, perché lui lo faceva bene nel dei giorni, che era veramente divertente, ragazzi, altro che volta football. E ragazzi, tu andavi sul primo palo, ti facevi crossare la palla, premi, tiravi con B più L2, la rovesciata, sempre gol era. Che è successo adesso, ragazzi? Torniamo un attimo alla partita, perché sto parlando di robe totalmente diverse, tipo della fusione del calcio del Loco Bielsa e cose così. Allora, Lele Adani, sto prendendo anche la voce per dire queste cazzate, per imitare Adani. Non fatelo a casa per più di 10 minuti, se no perdete la voce. Intanto, ma non è fuori gioco, no, ah, suo, non mio. Casemiro lancio lungo. Eccolo qua, eccolo qua. Questo è gol. Questo è gol di Berna. Questo è gol di Berna anche senza fiato. Calcio a Berna, no! Cosa mi ha parato quel maledetto Pepeniello? Cosa qua? No, Ansu Fati, bastardo. Finisce così. Fatto venire la tosse, mi ha fatto perdere la voce imitare Lele Adani. Però ha portato bene. È il camelone che fa vincere il Madrid.
E quindi noi andiamo a consolare i nostri ex compagni? No, questo non lo conosco, mai visto in vita mia, spiace. Questo episodio, Fit Lele Adani, si conclude qui, ragazzi. Abbiamo fatto delle giocate clamorose. Guardate un po', nel prossimo episodio giocheremo contro, forse, la Real Betis. Forse. Ah, ci sono gli ottavi di Champions. Quindi nel prossimo episodio giocheremo andata e ritorno contro il Borussia, ragazzi. Contro il Borussia, andata e ritorno. Vediamo se si aggiungerà anche una terza partita, magari un big match. Magari faremo quella con la Real Betis e poi giocheremo contro il Dortmund. Non lo so, lo vedremo. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video dove giocheremo gli ottavi di finale di Champions contro il Dortmund. Calcio con la F e il football. Gioca meglio lì.